Buongiorno a tutti quanti, iniziamo il quinto passo sul libro di Isaia. Siamo a 7 giorni da Natale e siamo alla fine del libro di Isaia. Mi sono riservato soltanto qualche versetto per il messaggio, il piccolo messaggio che ci sarà il 24. Siamo alla fine di questi 60 anni di profezia del profeta, 720 anni prima del primo Natale. E il libro si chiude spiegando che Isaia aveva parlato di una persona in particolare che doveva venire, e Isaia spiegherà perché è dovuto venire questa persona. Ed è la prima slide. Le profezie erano queste, Isaia 7,14: la giovane concepirà, partorirà un figlio e lo chiamerà Emanuele, che significa Dio con noi. E l'altra in Isaia 9, versetto 5: sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace. Isaia vede e spiega a che scopo nascerà questa persona. E quel Dio con noi, quel consigliere mirabile, quel principe sarà questo. Isaia 61, dal versetto 1 a 3. Isaia dice così: lo spirito del Signore di Dio è su di me, perché il Signore mi ha unto per recare una buona notizia di lui. Mi ha inviato per fasciare quelli che hanno il cuore spezzato, per proclamare la libertà a quelli che sono schiavi, l'apertura del carcere ai prigionieri, per proclamare l'anno di grazia del Signore e il giorno di vendetta del nostro Dio, per consolare tutti quelli che sono afflitti, per mettere, per dare agli afflitti di Sion il diadema invece di cenere, olio di gioia invece di dolore, il mantello di lode invece di uno spirito abbattuto, affinché siano chiamati terebinti di giustizia, la piantagione del Signore per mostrare la sua gloria. State attenti, Isaia non sta parlando di sé. Che potrebbe sembrare che Isaia dice il Signore mi ha unto, mi ha scelto. In realtà, come è scritta la frase nell'originale, quel mi ha unto, mi ha scelto è alla fine del brano. Non so perché nelle traduzioni l'hanno messa all'inizio, perché in pratica il versetto suonerebbe così: il Signore lo Spirito di Dio del Signore è su di me, perché il Signore mi ha inviato per recare una buona notizia agli umili, eccetera eccetera eccetera, e mi ha unto. Questo significa che io sono stato scelto per annunciare tutto quello che avverrà. Sta parlando di un'altra persona. Isaia è stato scelto per annunciare ciò che 720 anni dopo di lui sarebbe avvenuto. E non sarebbe stato per un giorno, sarebbe stato per sempre. Non può sapere che quel bimbo di cui lui ha già detto che nascerà da una vergine, sarà chiamato in Emanuele, entrerà un giorno in una sinagoga di una piccola città della Galilea, aprirà un rotolo e leggerà lo stesso passo che Isaia aveva scritto 720 anni prima. Leggiamo il capitolo 4 di Luca. Luca 4 da 16 a 21, vedete, NLT significa nuova Diodati, è una versione delle due Bibbie che vediamo qua. Poi venne a Nazareth, dove era cresciuto, e come era solito fare il giorno di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò per leggere. E gli fu dato in mano il libro del profeta Isaia. Lo aprì e trovò quel passo dove era scritto: lo Spirito del Signore è sopra di me, perché mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato per guarire quelli che hanno il cuore rotto, per proclamare la liberazione ai prigionieri e il recupero della vista ai ciechi,
per rimettere in libertà gli oppressi e per predicare l'anno accettabile del Signore. Poi, chiuso il libro e reso alla luce ambiente, si pose a sedere e gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissi su di lui. Allora cominciò a dir loro: oggi questa scrittura si è adempiuta nei vostri occhi. Gesù aveva iniziato a insegnare in Galilea e Luca dice che insegnava ed era anche molto famoso in Galilea, perché lui così giovane andava ad insegnare nelle sinagoghe dove normalmente c'erano persone molto anziane, molto esperte. Lui era giovanissimo, aveva 28-29 anni, 30 anni, e cominciava già ad insegnare. Ma qui rivela pubblicamente per la prima volta il ministero di cui parlava Isaia. Chi era lui? Questo è l'inizio proprio del ministero terreno di Gesù, perché la prima volta dice: ebbene, quello di cui Isaia parlava sono io. Una cosa: c'è nessuno che ha notato qualche differenza tra il brano di Isaia e quello di Gesù? Sì? No? Ok, lo vediamo insieme. Allora, vediamo la prima frase. Allora, considerate, in bianco è Isaia, in giallo su sfondo azzurro è Gesù. Ok? Isaia dice: lo spirito del Signore di Dio è su di me. Gesù dice: lo spirito del Signore è su di me. Qui le cose coincidono perfettamente. Prossima. Perché il Signore mi ha unto per recare una buona notizia agli umili. Gesù, perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri. Sono la stessa cosa, perché in pratica buona notizia è evangelo e poveri sono uguali agli umili. Avanti. E mi ha inviato per fasciare quelli che hanno il cuore spezzato. Questa è Isaia. Gesù dice: mi ha mandato per guarire quelli che hanno il cuore rotto. Per cui è uguale. Avanti. Isaia dice: per proclamare la libertà di quelli che sono schiavi. Gesù dice: per proclamare la liberazione ai prigionieri. Per cui uguale. E il recupero della vista ai ciechi. Ora, qui probabilmente c'è stato un problema in qualche scrittore dell'Antico Testamento che si è dimenticato quella parte, perché io sinceramente mi fido di Gesù. Per cui probabilmente era questo, mi manca quel pezzettino, ma comunque il senso è lo stesso. Mi dai qua? E l'apertura dal carcere dei prigionieri, Isaia. Invece Gesù dice: per rimettere in libertà gli oppressi. Stessa cosa. Avanti. Isaia dice: per proclamare l'anno di grazia del Signore. Gesù dice: per predicare l'anno accettevole del Signore. È uguale. Avanti. Isaia dice: e il giorno di vendetta del nostro Dio. E Gesù ha ascoltato una frase. Ha ascoltato una frase. Perché gli finisce. Un attimo. Si è dimenticato un versetto. Gesù si dimentica un versetto? Ci credete? Io non penso. Gesù si è fermato appositamente. Prima di leggere l'ultima parte della profezia. L'ultima parte della profezia è quella tremenda, è quella dove c'è un giorno di vendetta. Gesù non è venuto per chiedere vendetta, ma per accettare, per portare la pace. Si è fermato alla virgola per proclamare l'anno di grazia del Signore, virgola. Fine. Si è semplicemente fermato perché ha pietà di noi. Ha avuto pietà di noi. Gesù è venuto per la pietà che Dio ha avuto verso di noi, perché noi meritavamo la vendetta e invece riceviamo la gioia di Gesù. Gesù si è fermato. Il Natale celebra quella virgola. Il Natale celebra quella virgola, tramite cui tutti coloro che crederanno in Gesù non conosceranno la vendetta di Dio, si fermeranno alla virgola. Ma non saranno giudicati secondo la legge del Dio, ma saranno giustificati secondo la grazia che porta Gesù. Noi stiamo da 2000 anni giù di lì vivendo quella virgola.
Noi stiamo vivendo quella vita. Perché Gesù è realmente venuto. È realmente venuto Gesù. E sta prolungando il tempo del suo ritorno, perché lui tornerà e allora ci sarà la vendetta contro quelli che non lo hanno riconosciuto. Ma per il momento siamo sulla virgola, perché Gesù vuole che tutti quanti vengano. È quello che è il vero simbolo del Natale. Gesù viene perché tu lo possa accettare, affinché il numero maggiore di uomini e donne credano e siano salvati. Gesù tornerà una seconda volta nella gloria, ricordate, a giudicare i vivi morti, e quel giorno sarà il giorno di vendetta di Dio contro quelli che non lo hanno riconosciuto. Isaia predicava un popolo che aveva perso la rotta giusta, a un popolo diviso, a un popolo dove c'era disparità di trattamento, a un popolo dove c'era la fame, dove c'era la guerra, dove c'era la morte. Questi predicavano. E prometteva, Isaia prometteva che un bimbo verrà un bimbo, diventerà uomo e cancellerà tutto quanto questo. Ritorniamo su questo, mi dai il libro, no? Ritorniamo su questo versetto. La situazione attuale di uomini e donne come noi non è che è cambiata molto, a quella con cui si riferiva Isaia. C'è la povertà nelle nostre vite, c'è la povertà sia fisica sia morale, c'è la disparità di trattamento tra persone e persone, tra popoli e popoli, tra nazione e nazione. Noi viviamo in una nazione ricca. I nostri amici che vengono dalla Nigeria vivono in una nazione dove ci sono delle disparità e c'è povertà. Per cui c'è questa disparità, questa discrepanza. È un posto dove c'è la guerra, ci sono le guerre. Loro ce ne possono dire qualche cosa delle guerre che ci sono. Dove c'è la morte. E quello tutti quanti la conosciamo. Gesù vede tutto questo scendere. E decide di venire a Natale, viene a causa delle povertà delle nostre vite, senza di lui, e vuole renderle piene. Gesù viene a causa dei nostri cuori rotti, perché noi rotti siamo dentro, possiamo sembrare sani fuori, ma noi siamo malati, e Gesù viene per guarirci. Viene a causa della schiavitù che abbiamo, sia fisica sia morale, nel peccato, e che ci rende scelto e ci vuole ridare una vita, una visione vera. Viene a causa della prigione che deliberatamente abbiamo scelto di praticare tramite il peccato, mancando l'obiettivo. Peccare, come detto più di una volta, è non centrare l'obiettivo. L'obiettivo di Dio è questo, e noi tiriamo e andiamo da un'altra parte. Quella è la prigione. Il versetto dice che coloro che accetteranno Gesù saranno trasformati dentro e fuori. Lo vedranno gli altri, perché il versetto dice che cosa avremo sul capo? Un diadema. Sapete che cos'è un diadema? Cioè, avete presente la regina Elisabetta, la regina d'Inghilterra? Io sono andato a Londra a vedere il tesoro della regina, e la cosa più bella è il diadema che lei ha, la corona di regina, e c'è un diamante grosso così, un uovo, lucida, è brillante. Gli altri vedranno sulla nostra testa, che quando abbiamo accettato Gesù, questo diadema di diamanti, invece della cenere. Sapete, la cenere un tempo veniva usato per mostrare l'umiliazione della morte. Chi era addolorato, ancora si ricorda con le ceneri, si cospargeva il capo di cenere, perché era la cosa peggiore, che tinge e dà un colore nero di morte. Non ci sarà più questo, ci sarà un diadema sulle nostre teste. Lo vedremo noi stessi, perché il nostro corpo sarà nutrito e unto con l'olio, dice, della gioia. Sapete, quando uno ha la pelle secca, no? Io normalmente ho la pelle molto secca. E cosa fai? Metti l'olio. Così la tua pelle sembra come quella di un bambino, magari non è.
Ma è quello l'effetto. La pelle diventa liscia, luminosa, come quella di un bambino. E noi avremo la stessa pelle di nuovo, per noi. Lo vedrà il nostro Dio, perché alzeremo lodi a Lui, invece di rinchiuderci nel nostro scoraggiamento. L'effetto di tutto questo cambiamento, sarà, dice, che saremo paragonati a dei, terebinti. Sapete che cosa sono i terebinti? Che pianta è il terebinto? Mi dai la prossima? Terebinto è questo. This is the tree. Leggo paro paro da Wikipedia. Il terebinto è un cespuglio o piccolo albero fino a 5-6 metri. Il legno è duro e resistente. Le radici sono sviluppate, penetrano in profondità nel terreno e riescono a inserirsi nelle fessure delle rocce, spaccandole, permettendo alla pianta un'elevata resistenza al gelo e alla siccità. Per questa caratteristica viene denominato in Italia spaccasasso. L'albero è in grado di ricrescere dopo essere stato tagliato e bruciato. Il terebinto è utilizzato come porta innesti per la coltivazione del pistacchio. Viene coltivato anche allo scopo ornamentale. Guardate quanto è bello. Per siepi e giardini, grazie alla voluminosa fruttificazione colorata. Osservato come elemento del paesaggio, il terebinto per molti mesi di l'anno arricchisce il panorama con le sue fronde lucenti, valorizzate da bacche rosa intenso che restano sui rami a lungo. Non è una pianta enorme come una quercia, non è una pianta sempre verde come l'olivo, ma ha quattro caratteristiche che lo rendono una pianta unica. Coloro che crederanno in Dio disceso dal cielo e innalzato sulla croce e risorto saranno come terebinti. Terebinti, che cosa significa? Che saranno duri e resistenti. Duri e resistenti. Anche se bruciati o tagliati, rinasceranno. Mi sono familiare. Se la morte ti taglierà, non sarà la fine, perché tu rinascerai. Avranno radici profonde, capaci di sopravvivere in terreni duri e ostili, e saranno capaci di sopravvivere ogni stagione, sia in quelle buone, ma anche in quelle aride e secche. Saranno capaci di fornire linfa ad altre piante per poter portare frutto. Il concetto dell'innesto è proprio questo, di prendere il pezzo di un'altra pianta e di innestarlo su una pianta originale, perché la linfa arrivi e il ramo che è stato innestato porti dei frutti. E renderanno la terra dove crescono più bella da vedere. Coloro che crederanno in Gesù saranno così, saranno proprio così, saranno come terebinti, e saranno tanti da essere chiamati una piantagione. Ritorniamo al nostro versetto di Isaia. Dio, per mezzo di Gesù, risolverà un popolo, il suo popolo ne farà, dice, una piantagione. Ma tutto questo non è fine a se stesso, non è soltanto per la nostra bellezza. Guardate il versetto 61, la fine, la piantagione del Signore. Qual è lo scopo? Farci stare bene? Farci vivere in eterno? Per mostrare la sua gloria. Questo è lo scopo. Questo è lo scopo perché siamo stati accettati nella sua famiglia, perché possiamo mostrare la gloria di Dio. Vi ricordate gli angeli nella notte di Natale che cosa cantavano? Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Gesù è sceso per mostrare la gloria di Dio in terra, perché Dio è glorioso in cielo, Dio è glorificato in cielo, ma non in terra. Dio è glorificato in terra tramite Gesù, e chi crede in Gesù?
E allora questa missione affidata a dimostrare la gloria di Dio in terra a coloro che hanno creduto in un Dio disceso dalla terra verso, dal cielo verso la terra. Se tu credi che Gesù è realmente nato il 24 dicembre, sappiamo che non è nato il 24 dicembre, sappiamo che comunque è nato. Il 24 dicembre l'abbiamo scelto come convenzione. L'abbiamo scelto, è una data. Poteva essere il 15 gennaio o il 13 marzo, le cose non cambiano, perché Gesù è veramente nato, è veramente sceso, è veramente vissuto tra di noi. Se tu credi che Gesù è veramente nato, se credi in questo, il tuo compito è quello di mostrare la gloria di Cristo, la gloria di Dio al mondo, dimostrare non solo a Natale, non è che dobbiamo essere, come diceva Simone e anche Lucia, la gloria di Dio soltanto a Natale, ma sempre. Tu sei il terebinto del Signore, tu sei l'albero che deve mostrare in tutta la stagione che la gloria di Dio è presente sulla terra tramite Gesù. È dimostrare il diadema di diamanti che è sulla testa, che, con cui il Signore ti ha dotato, perché altri uomini poveri lo vedano, perché altri uomini da cuore infranto lo vedano, perché altri uomini schiavi, donne schiavi lo vedano, e perché altri prigionieri o prigionieri nel mondo lo vedano, vengono attratte e vengono liberate come tu sei stato liberato. Forse invece non festeggi Natale come la vita di Dio, lo festeggi come una festa normale, come una festa. Ormai stanno tentando di cancellare anche il nome Natale, per cui il Natale diventa la festa d'inverno o la festa delle feste. Invece no, il Natale è Natale. Il Natale è la festa in cui si ricorda la venuta di Dio. Oppure forse lo riconosci, sai che è venuto, però in fondo dici: che differenza fa per me? Non hai ancora deciso se accettarlo. Ti voglio dire una cosa: sappi che Gesù è venuto per fermarsi alla vicola, e tu stai vivendo quella vicola, e hai la possibilità enorme, accettando Lui, di rimanere su quella vicola e di non andare incontro al giudizio e alla vendetta di Dio. Voglio lasciarti con un ultimo versetto, Colossesi 2 versetto 14. Dio ha perdonato tutti i nostri peccati, tutti i nostri peccati, cancellando l'atto di accusa contro di noi che è stato tolto di mezzo inchiodandolo sulla croce. Gesù l'ha cancellato, ha cancellato quell'atto di accusa fermandosi sulla croce. L'ha cancellato attraverso un bimbo che nasce a Natale, attraverso un bimbo che diventerà uomo, che diventerà Gesù, che diventerà l'Emanuele, che diventerà Dio con noi, che diventerà colui tramite cui quella virgola per te rimarrà fissa e non passerà in giudizio. Finiamoci a pregare. Signore Gesù, grazie per esserti fermato da virgola, grazie per esserti fermato prima del giudizio. Grazie che tutti coloro che credono in te si fermeranno su quella virgola. Se tu che mi hai ascoltato sei stato colpito, sei stata colpita da qualche cosa che è stato detto oggi, fermati a pregare queste cose nel tuo cuore insieme a me. Signore Gesù, io lo so che tu sei venuto, lo so che sei disceso, lo so che tu sei l'Emanuele, che tu sei il Dio con noi. Io ti ringrazio e voglio accettare questo Natale come la venuta della gloria di Dio in terra, e voglio essere tuo testimone, voglio essere tua testimone di quanto tu hai fatto fermandoti su quella virgola, e ti voglio ringraziare perché tu benedici coloro che credono in te. Signore, io voglio essere il terebinto, voglio essere l'albero che mostra la tua gloria, la tua gloria e la tua grazia a noi. Rendimi partecipe della tua gloria durante questo Natale,
dammi il tuo Spirito Santo affinché le persone possano vedere il diadema che brilla sulla mia testa perché sono tuo. Nel tuo nome lo prego, Signore Gesù.